del caporalato è importante anche nel Salernità. Sì, noi stiamo promuovendo questa iniziativa a livello nazionale SOS Caporalato per accendere i riflettori praticamente su questa problematica sul piano territoriale ma sul piano nazionale. È chiaro e evidente che il nostro obiettivo è quello di mantenere una legge, la 199, una legge che praticamente ha cambiato completamente il sistema nel mondo agricolo. E quindi noi abbiamo la necessità di formalizzare e di sostenere questa legge e metterla in piedi non solo sotto l'aspetto repressivo ma anche, voglio dire, sotto l'aspetto della gestione dei flussi, non solo quelli migratori ma anche, voglio dire, tra la domanda e l'offerta di lavoro nel settore agricolo, perché questo è un settore che praticamente è abbandonato sotto questo punto di vista. È chiaro e evidente che le parti sociali hanno un ruolo importante. Noi vogliamo evidenziare con questa iniziativa che bisogna adesso dare gambe alla parte successiva della legge, che è quella della gestione praticamente della domanda e dell'offerta del lavoro e quindi dei servizi che si danno al lavoro. In provincia di Salerno le aree più a rischio sono quella dell'Agro-Nocerino e soprattutto la vasta piana del Siele. Da questo punto di vista, SOS Caporalato come funzionerà? Intanto il numero verde che è stato attivato, 800-199-100, è un numero praticamente che manterrà l'anonimato da parte del lavoratore. Questo vuole essere non solo un momento di denuncia, ma anche, voglio dire, di supporto ad una legge che credo abbia già iniziato a dare dei buoni risultati. È chiaro e evidente che nel territorio vige una sorta di omertà. Questo fenomeno non si vede, ma è un fenomeno che c'è e mantiene, dicevo, questa omertà all'interno praticamente delle ASI, perché il caporalato non è soltanto sfruttamento del lavoro nero e dumping sociale, ma è anche, voglio dire, il sottosalario. E su questo bisogna fare un lavoro molto molto importante, è quello di tentare praticamente di eliminare questo gap tra la giornata di lavoro messa in busta paga e quella dichiarata in busta paga e quella data realmente al lavoratore. Io credo che su questo dobbiamo fare un grande lavoro non solo di denuncia ma anche di intervento con le istituzioni, perché diventa complicato far esporre i lavoratori, e questo vuole essere un segnale non solo di allarme ma anche praticamente di incentivo a fare in modo che le aziende iniziano a riflettere su questi processi. Segretario, oggi qui in provincia di Salerno per sottolineare il vostro impegno contro il caporalato. Sì, perché abbiamo deciso a livello nazionale che va dato una spinta alla 199, va detto alle istituzioni, va detto alle controparti che quella legge è un'ottima legge, però bisogna che essa sia presente attraverso una congrua iniziativa tra tutte le parti messe in campo affinché le buone cose, le aziende che sono rispettose della legalità, che rispettano i contratti, siano quelle favoriti da tutti i sistemi territoriali. Gli altri eventualmente devono essere represse oppure lo dobbiamo aiutare ad uscire fuori dalla legalità. Diciamo questo perché anche l'altro giorno abbiamo fatto un ottimo accordo con ANICAV territoriale della Campania, parliamo del conserviero. Salerno è un territorio che del conserviero, della filiera del conserviere, è a tutte le fasi produttive, dalla raccolta del pomodoro alla trasformazione. Ebbene, in questo accordo abbiamo evidenziato che le buone opere che le aziende fanno nel conservire, in tutta la filiera, vanno evidenziate e va data una mano. Chi eventualmente continua ad essere l'azienda che sfrutta il lavoratore, che con il sottosalario, con lo schiavismo, pensiamo a questo, al nuovo schiavismo del nuovo secolo, noi diciamo no. Perciò ringraziamo intanto le forze dell'ordine che ci stanno dando un'ottima mano sulla fase repressiva, scovando eventualmente chi nel settore fa ancora sottosalaria e non applica i contratti. Però diciamo a Coldiretti, Confagricoltura e CIA di sedersi ad un tavolo e con noi fare tutte le buone iniziative affinché si dia risposta a chi vuole stare nella legalità e vuole fare dell'agricoltura una cosa buona e non cattiva.
Segretario, si diceva la piaga del caporalato che riguarda i braccianti, non solo extracomunitari. No, assolutamente. Dal nostro punto di vista permane questo fenomeno che riguarda anche i lavoratori italiani sottopagati, a cui viene chiesto il taglieggiamento per il trasporto sui luoghi di produzione. E quindi la battaglia che la CISL insieme alla Federazione della nostra agroalimentare intende è una battaglia ovviamente di civiltà per ridare dignità al lavoro e ai lavoratori, ma soprattutto per far crescere in termini di qualità un settore che ha grandi numeri qua nella provincia di Salerno e che dobbiamo irrobustire e rafforzare.